Grazie Gabriele, un saluto a tutti gli amici intervenuti, ma anche agli amici che ci seguono da lontano. E devo dire che il piacere è veramente duplice, perché innanzitutto, sì, come presidente della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, porto il saluto del consiglio direttivo e di tutti gli amici del nostro centro studi. Però al tempo stesso, anche come insomma, studioso non proprio dell'ultima ora, sono lieto di poter in qualche modo accompagnare l'avvio di una chiacchierata come quella di oggi su un libro che segna un punto importante, non di arrivo, ma sicuramente in mezzo al cammino abbastanza interessante. E per cogliere la cifra dell'importanza di una traduzione in inglese oggi di Aldo Capitini, credo che ci siano due possibili agganci. Uno è l'attualità, perché proprio stamattina sul Corriere della Sera ho notato una bella intervista a Nicola Crocetti che a proposito del conferimento del Nobel per la letteratura a Louis Gluck ci dice una cosa abbastanza apparentemente banale, ma insomma ci accorgiamo di questi talenti solo quando arrivano i premi. Per Capitini non è che sia arrivato un premio, però forse è arrivato il momento in cui può uscire davvero dai confini cosiddetti nazionali. E sicuramente la lingua inglese è un veicolo importantissimo in questo senso. Il secondo aggancio a cui ho pensato ci riporta un po' più indietro, mi è tornato alla mente quell'evento importante, punto d'incontro tra coloro che stavano studiando e in qualche modo costruendo la storia della non violenza in Italia attorno a Capitini, la prima decade dell'agosto del 1963, quando appunto a Perugia, alla Rocca Paolina, l'infaticabile Aldo aveva portato relatori a discutere al seminario internazionale di discussioni sulle tecniche della non violenza. E lì, appunto, nell'agosto del 63, tra gli altri era presente Peter Cadogan, che era segretario del sottocomitato internazionale del Comitato dei 100, nonché stretto collaboratore di Bertrand Russell. Quindi una figura che dava davvero un livello internazionale alle fatiche e alla tenacia di Capitini nel promuovere una cultura autenticamente non violenta, di persuasione non violenta. Credo che sia significativo, insomma, riandare un attimo col pensiero a quell'agosto 63, perché Cadogan in qualche modo, appunto, era un punto di riferimento importante, era la prima volta che a Perugia, insomma, poteva essere presente una figura così rappresentativa della cultura anglosassone. Oggi ci troviamo qui, grazie a Piero e a Jody, insomma, a chi ha lavorato alla riuscita editoriale di questa bella traduzione in inglese, ci troviamo finalmente davanti a uno strumento, questo libro, che non si ferma qui, ecco, che viaggerà per il mondo e porterà la parola di Aldo a tanti. A proposito di parole, solo qualche accenno ad alcune parole chiave che tornano dentro questo volume. Il padre putativo è quest'altro, no? Edito dall'Ancora del Mediterraneo, la raccolta di saggi che curò Pier Giorgio, appunto, Opposizione e Liberazione. E già allora, comunque, si era avuto un passaggio importante nell'ambito degli studi su Capitini. Si portava la parola di Aldo, ma insomma, attraverso una cura molto interessante, si poneva l'attenzione su due parole chiave di eccezionale importanza, l'opposizione e la liberazione, che ovviamente ritroviamo presenti in questa traduzione e che però accompagnano quasi, diciamo, due fari, non uno, bensì due fari, accompagnano anche l'attraversamento della persuasione non violenta, del liberalsocialismo, dell'obiezione di coscienza. E mi fa piacere ricordare che proprio qui a San Matteo degli Armeni, pochi giorni fa, abbiamo presentato un libro di interessante studioso giovane, insomma dell'84, Marco L'Abbate,
storia dell'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana, molto presente Aldo ovviamente, e poi ancora altre parole chiave insomma, imprescindibili per l'ambito capetiniano, la compresenza e la religiosità, nel senso di religione aperta, appunto, laica, perché laico è sinonimo, almeno dal nostro punto di vista, di aperto, di apertura. E, beh, non posso però non sottolineare quell'attenzione, quella cura, quella custodia, mi verrebbe da dire, che Jodi ha messo nel tradurre la prosa di Capitini, prosa che non è piana, non è sempre piana, e quindi non era certo facile. Poi, con una grande originalità di terminologia, insomma, non ha fatto veramente un lavoro impegnativo. Però si è districata bene tra quelle ambiguità, tra quelle righe sdrucciolevoli, insomma, quelle potenziali bucce di banana che si trovano nella prosa di Capitiniana. E l'ha fatto mantenendo una fedeltà elogiabile, insomma, mirabile al testo di Capitini, perché è riuscita, io credo, a mantenere quella attenzione semantica che Capitini stesso voleva che rimanesse attaccata a quelle parole, non violenza, tutto attaccato, senza trattini e senza spazi, perché non è il contrario di violenza, ma è qualcosa, è molto di più. Beh, certo, poi tante altre cose sicuramente rimangono, come dire, difficili da accettare, no? Perché la lingua inglese, adesso lo dico un po' sottovoce perché Jodi potrebbe rimanere male, ma la lingua inglese, magari il lavoro sociale di Danilo Dolci, c'è un capitolo dedicato a questo, social worker, lei ha fatto l'impossibile, no? Però penso allo spagnolo, Trabajo avrebbe dato molto di più, no? Il senso della fatica, di quella tenacia a cui facevo riferimento prima, ma ovviamente non è colpa di Jodi, insomma, la lingua inglese che probabilmente alcuni spazi li lascia aperti. Beh, insomma, poche altre battute, giusto per dire che il lavoro che abbiamo davanti, appunto, non è un punto d'arrivo, rappresenta sicuramente un segnavia importante, c'è ancora tanto da fare e l'auspicio che la Fondazione Capitini, insomma, fa agli studiosi e di trovare le giuste energie, i giusti appoggi, i giusti sostegni per tradurre Aldo in altre lingue. Ci sono, lo ricordava prima Gabriele, dei tentativi, degli sforzi in tal senso, ma insomma il nostro auspicio è che si possa presto addivenire a delle pubblicazioni in tal senso. Mi faceva piacere chiudere questo breve intervento con le parole proprio di Cadogan, che nel 63 prefigurava un mondo liberato dalla violenza, dalle guerre, perché in qualche modo capitinianamente vicino alle potenzialità della creatività degli uomini. Gli uomini hanno la possibilità di decentrare il potere, hanno la possibilità di istituire un autogoverno dei molti e quindi di superare i rischi e le sirene, insomma, delle varie oligarchie. Grazie, allora. Penso che la parola vada a Pier Giorgio, da te. Va bene. Capitini in America, sino alla quarta puntata. Io sono, beh, devo dire qualcosa su questo mio imbarazzo, nel senso che questo libro non lo leggerò mai. È un libro tradotto e trasportato in America da Jodi, da Jodi Sanford. Jodi quindi è il nome della caravella che ha fatto sbarcare Aldo in America. E io spero, malgrado Dolci sia un nome più da Euro Chocolate, che Capitini possa essere in qualche modo letto in America. Grazie a questo. Come è stato laborioso il viaggio di questa tradotta, lo sa solo Jodi, io so che il parto comunque è stato lungo. Eravamo giovani, cioè io ero ancora giovane.
e quando mi ha detto di voler adoperare questo libro per fare degli esercizi di traduzione da proporre anche agli studenti, ho detto, beh, se sono rose che arriveranno e appunto sono state stampate, ci direte come un nuovo abito. Poi dopo, se guardate la copertina, scoprite che Aldo Capitini mette sempre lo stesso abito, vecchio, da sempre. Io l'ho visto da vivo e posso garantire che l'abito era sempre questo. C'ho due foto di Capitini in pigiama, se qualcuno è curioso, ma per il resto l'abito è sempre quello. Ora, io credo di aver detto, non mi ricordo bene, però ho detto a Jody almeno due cose. Una, che sarebbe stato difficile. Difficile non tanto perché la lingua di Capitini, come dire, suona complessa, suona arcaica addirittura, quanto perché è una lingua del pensiero, anzi è una lingua del pensiero-azione mazziniana, cioè Capitini ha bisogno di parole che facciano da ponte tra la teoria e la pratica, di parole anfibie che possano nello stesso momento sprofondare nel mare dei concetti e però anche camminare nella terra dell'operatività. E questo è veramente una creazione. Capitini ha sempre scritto, al di là, diciamo, del tessuto, le parole chiave sono queste. Sono parole, adesso per fare l'ennesima battuta, tanto io sono fatto così, sono parole incrociate, orizzontali e verticali. Cioè devono esprimere tensioni, ma sono anche dei motori instancabili di un'apertura che anche questa è una parola insieme infinita e concreta. Ecco, il titolo che avevamo scelto, Posizione e Liberazione, ovviamente un endiadi, mi sono andato a rivedere dal greco uno per mezzo di due, cioè due parole che per Capitini sono la somma algebrica di uno stesso atto. Un altro profeta più famoso direbbe una sola parola per salvarsi l'anima, qui invece si tratta di una parola atto. Ora, il mio imbarazzo sta che adesso io in inglese non le so pronunciare con altrettanta serietà. Colpa sicuramente di Celentano, Salutation, delle canzoni di te, Opposition and Liberation, ma è anche, diciamo, colpa della mia ignoranza della lingua americana, di cui snobisticamente continuo a vantarmi. In realtà questo snobismo non è solo colpa mia, ecco, voglio confessarlo. Ai miei tempi, quando si andava alle medie non ancora uniche, io avevo una... la voglio citare perché giustamente qui ci sono gli eredi, una favolosa professoressa Montesperiana, che era la mia prediletta, e ai miei tempi, fino al ginnasio, si studiava francese, le classi di inglese erano rarissime, dedicate soltanto al tecnico, da noi c'era l'opzione tra il francese ottocentesco e il tedesco postfascista, cioè uno poteva scegliere, diciamo, solo così. Ecco. E quindi ai miei tempi, anche se l'inglese era già diventato l'esperanto commerciale e musicale di tutti, infatti sappiamo tutti solo le canzonette, almeno io, insomma. L'americano è rimasto a Wanna Gana di Alberto Sordi, insomma, non ne so proprio niente, però... quindi la seconda cosa che ho detto, oltre alla difficoltà, a Jody, gli ho detto, guarda, io questo ti posso aiutare. E forse è stato questo quello che l'ha veramente convinta ad andare avanti. Anche, non posso leggere questo libro e quindi parlerò del mio, ovviamente. Il mio, per così dire, insomma... era un libro postumo, forse una specie di Vangelo apocrifo, alla fine, se Capitini fosse assurdo in santità. Anche il mio libro è nato come un esercizio, in effetti, un esercizio scolastico in qualche modo, cioè un compito da fare a casa, ordinato a suo tempo da Goffredo Fofi, che aveva sostituito la Montesperelli come mio insegnante, insomma. E quindi, quando lo conobbi, tantissimi anni fa, ormai secoli, mi disse, tu sei di Perugia, hai conosciuto Capitini, devi fare fabbricare un libro di Capitini. Ma che libro? E beh, bisogna assolutamente farlo, perché Capitini era ancora, malgrado fosse ufficialmente defunto, era davvero compresente collaboratore della rivista di Linea d'Ombra, dove continuavamo a pubblicare editi di inediti, interventi e commenti, praticamente sempre fatto parte della redazione. Erano interventi che valevano, diremmo oggi, non perché attuali, ma proprio perché inattuali, perché non ancora attuali, perché radicali, anzi perché profetici. E qui mi sono preparato una piccola parentesi, perché sulla profezia, anzi sul profeta, bisogna almeno divagare un po'. Intanto si sa che nessuno è profeta in patria, tantomeno Capitini, che per patria non intende solo Perugia, dove, malgrado le scuole,
nelle vie e la stazione che gli hanno dedicata, credo che sinceramente rimanga persino per noi tutti un quasi sconosciuto. Ma anche la funzione del profeta è importante, cioè, sempre alla lettera, il profeta è colui che parla prima, che parla davanti, che parla pro, è uno che manda avanti la parola, quindi l'idea, oppone la verità alla realtà, ed è per questo che poi la Bibbia docet, nessun profeta è stato mai ascoltato, ha sempre avuto ragione, anzi per essere ancora pignoli, ha sempre avuto religione, nel senso di relazione e rivelazione, però non è mai stato ascoltato. Il profeta è anche un altro carattere, e cioè non è un mistico, il profeta opera nella storia, se capiti, voleva e ha operato nella storia, faceva politica, a partire da una posizione etica. E questa è la forza, insomma, sostanzialmente dei profeti, il fatto che sono persone che non stanno nel campanile a predicare, ma stanno nella terra a operare. Ecco, io mi sono messo a lavorare allora, mi ricordo, leggendo tutto quello che potevo, letto, ho fatto anche le fotocopie delle tesi di laurea di dottorato su Leopardi, ce l'ho a casa, sono anche scritte a mano, allora non c'era la macchina, quindi c'è tutta la calligrafia dei capitini. Allora era facile, bastava invadere la ex casa di Capitini, che era praticamente, si entrava così, conoscenze, adesso diciamo la cosa è meglio organizzata e forse però anche più difficile, allora si entrava, si rubava, si copiava, si saccheggiava, e quindi mi sono fatto vari giorni a leggermi tutto, ecco. Però leggendo per fare un libro, leggendo per fare un esercizio, cioè leggendo per fare un compito, si legge saccheggiando, si cerca, ma si cerca di saccheggiare e si pensa poco. Ci ho pensato varie volte, ho pensato che in effetti Capitini adesso viene anche studiato, e si può studiare, è giusto studiarlo, però si può lavorare da studiosi, ma forse è meglio lavorare da devoti. Gli studiosi alla fine dicono sempre la loro. I devoti, viceversa, prendono per oro colato le parole del maestro. Se è un vero maestro, Capitini ve l'assicuro, lui è davvero oro. E quindi a questo punto il devoto, un servizio, diciamo, magari un servizio di offerta, lo sa fare. E quindi il libro che abbiamo composto allora è tutta farina di altro, soltanto messa in un altro sacco, una farina setacciata, un po' selezionata, non modificata, impastata, perché non perché fosse meglio digeribile, ma perché potesse in qualche modo eccitare qualcuno, fare il lievito, muovere la curiosità di qualcuno, una divulgazione elementare per conoscere l'uomo più che le opere. Le vere opere di Capitini in questo libro non sono le vere profonde opere, non so, la compresenza di morti e di viventi, sono appena appena citate, non sono osservate. È come seguire la vita più che le opere. Il taglio era quello di far diventare questo libro una sorta di autobiografia postuma, e era facile da certi punti di vista, perché come sapete sono molti gli scritti autobiografici di Capitini, sono anche molti gli scritti diretti, le lettere, gli interventi, i commenti, dove Capitini parla sempre in prima persona, e questo quindi non è stato difficile, è stato abbastanza facile, è stato così facile che questo libro in realtà era il doppio di quello che era. Poi è arrivato fuori, me l'ha fatto fuori metà e l'ha ridotto, diciamo, a un libretto. E aveva ragione, perché il libro è un oggetto, deve essere agile, deve essere adatto allo scopo, o incuriosisce, o se no diventa una roba lunga, esaustiva, che non funziona più. È uno strumento. Era nato con un libretto di linea d'onda allora, non era quello che ha citato adesso Boscati, perché era un libro del 1991, libri pensati come supplementi di una rivista, era uscito nel 91 con il numero 15, in una collana che mi sono rivisto stamattina terminava con il numero 47, in quanto era piena di morti che parlavano, dei nostri morti che ci parlavano, e finisce lì, e però è uscito con il numero 15, ma quando la collana è cominciata, il numero 2 era di Capitini, Le tecniche della non violenza, ripubblicato come collana. Il numero 1, non a caso, era di Leone Tolstoi, quindi era una collana che cominciava capitinianamente in senso stretto. Ecco, il libro
ha avuto fortuna, secondo me ha avuto fortuna, cioè non so se ha mai avuto più di 25 lettori, però ha avuto una lunga vita e soprattutto, e oggi siamo qui diciamo a testimoniarlo per l'ennesima volta, ha fatto molta strada, questo è sicuro. È stato ristampato dall'Ancora del Mediterraneo del 2003, poi è arrivato un anno, quasi due anni fa, è stato pubblicato in Francia, in Belgio, dagli Istituti Italiani di Cultura, eccetera, eccetera. Adesso è arrivato in America e diciamolo, insomma, ad Aldo, se lo presenta, Aldo non hai mai viaggiato così tanto, cioè diciamo, ha fatto Bologna, la Toscana, l'hanno esiliato in Sardegna, cioè ha fatto pochi movimenti, e invece questo libro paradossalmente funziona di più. Io l'edizione francese non ne voglio parlare, dico solo che l'edizione francese l'ho potuta seguire, sono ostinata grazie appunto alle mie medie uniche, ho potuto seguirlo, ho rifatto l'introduzione, ricostruito, aggiunto delle cose, adattata insomma, ho lavorato con una traduttrice che si chiama Liz Caillat, e abbiamo lavorato molto, e appunto su questo lavoro credo di aver incontrato delle difficoltà che giustamente Jody avrà sicuramente dal canto suo incontrato, magari non nelle stesse parole chiave, ma sicuramente dei problemi abbastanza maggiori. Ora, ci sono appunto queste parole anfibie, ci sono molte parole chiave. Noi italiani siamo semplici, cioè facciamo finta di capirle. I francesi se non le capiscono, purtroppo sono pignoli, e quindi a quel punto bisognava intervenire su queste parole chiave che facciamo finta di capire. Basta pensare che apertura è la parola centrale, i capitini in francese è ouverture, che sembra che cominci l'opera lirica, cioè, quindi di fatto, anche se cioè, i problemi erano parecchi. Un esempio per tutti, l'ultima cosa che voglio dire, e come esempio voglio scegliere una parola che è stata forse la più complicata e per me la migliore, diciamo, nel senso che la parola aggiunta, io, per me è la migliore perché poi aggiunta religiosa all'opposizione è stato per caso il primo libro che avevo letto da quando Capellini era in vita. Beh, l'aggiunta è secondo me la parola di metodo più aperta e più efficace di quella di altri, la più difficile da praticare, però è anche la più capitiniana dal punto di vista pedagogico. Per essere sintetici, aggiunta vuol dire che io, se non sono d'accordo, è perché la cosa è incompleta, io devo aggiungere, cioè non devo polemizzare, posso anche ovviamente rifiutare delle cose, ma non è un problema di rifiutare. Il problema è che nell'aggiunta, nella dilatazione, nell'apertura della parola, l'aggiunta è veramente aprire ancora parola e azione, si supera, si aggiunge, e questo credo che sia un insegnamento molto difficile, ma anche molto, molto importante. Ora in Francia, ho mangiato fiori di zucca fritti, quindi mi sono impastato. Scusate. Ora in Francia aggiunta si direbbe addiction. E addiction però si usa per indicare la tossicodipendenza. E quindi abbiamo scelto poi alla fine di mettere aggiunta. Ecco, sto pensandoci adesso, forse era meglio la tossicodipendenza. Cioè, se Aldo diventasse una droga benefica, che spinge a buone azioni, a virtuosi pensieri, chissà che non abbiamo sbagliato a fare questa traduzione. Perché le traduzioni sono sempre ricche di malintesi, talvolta anche di benintesi, e però possono spingere veramente al miglioramento. La cosa strana è che, rileggendo questo libro di Aldo in francese, io lo capisco di più rispetto a quello in italiano. Cioè, ora, le traduzioni spingono al miglioramento e spingono naturalmente qualcun altro a leggerlo, qualcun altro, e cioè provocano l'aggiunta di un tu, tanto per citare il famoso verso che io, la mia nascita è quando dico un tu, e qui questi libri, proprio perché libri di vita, libri semplici, libri che introducono, libri che incuriosiscono, possono aggiungere quel tu che poi con Aldo se la vedrà a tu per tu, quando lo vorrà e se lo vorrà conoscere meglio, incontrare più che conoscere meglio. Vabbè, mi sono segnato un'ultima battuta circa la profezia. Come sapete, il Papa d'Assisi ha firmato una nuova enciclica, certo francescana, ma anche capitoliana. Fratelli tutti, ho pensato, ecco, ai fratelli si dà del tu, il primo. E tutti, diceva Aldo, non è il plurale di tutto, è il plurale di tu. Non sarà corretto in italiano, questo sicuramente non è corretto, però questo dimostra che Aldo, l'italiano, lo traduce. È il primo traduttore.
Quindi Jody, sei arrivata seconda. Buonasera a tutti. Devo dire che prima cosa devo ringraziare i presenti, ringraziare Umbria Libri che ha accettato la nostra proposta di partecipare e ci ha colto sotto le loro teste. Ringrazio la Biblioteca degli Armeni, Gabriele e ovviamente la Fondazione Aldo Capitini e Giuseppe Moscati che ha anche scritto una premessa all'interno del libro, molto bello. Thank you ai miei amici e colleghi, Pier Giorgio Giacchetti, che conosco da una vita, e Francesca Montisperelli per aver accettato l'invito di presentare la mia traduzione qui oggi. Ringrazio Piero per la sua generosità e la sua apertura che ha permesso la traduzione del suo libro. No, la cura è di Pier Giorgio Giacchè e l'importante è questa cura che ha fatto, dove ha messo insieme una serie di scritti di Aldo, se non avete già capito, che raccontano la sua vita. E questo che lo rende anche molto interessante, perché anche bisogna ricordare che quando Aldo Capitini scriveva, la comunicazione era scritta. Allora lui riscriveva testi sulle sue idee fondamentali, più volte, in più maniere e a ripetizione. Allora anche scegliere quali testi includere nel libro e come cucirli insieme non è, credo, stato un lavoro semplice. E così anche cogliere questo passaggio è stato importante nella traduzione. Vorrei comunque anche ringraziare Paolo Del Zoppo, che è qui, che conosco per la prima volta oggi, di aver accettato di conversare sulla traduzione e sulle questioni di studi letterari. Grazie alle riletture infinite negli anni di Sarah Sanford, Alex Stark, Liam Boyle, Marinella Salari e Barbara Sanford. Nota bene che le ho citate all'inverso, chi ha aiutato quando. Fortuna di queste persone che in effetti mi hanno aiutato ad arrivare, io spero, dopo tutti questi anni, un lavoro costante di 5 anni, ho iniziato, come ha detto Piero, con un'idea, che bello, quando è uscito il libro, bello, questo bisognerebbe tradurre, voglio lavorare col mio corso di traduzione, vediamo cosa fanno. È stato interessante come esercizio, ma il risultato era impossibile, non c'eravamo proprio, perché la traduzione, diciamo automatico, la traduzione che possiamo dire diretta, verbatim, no? Parola per parola, non funziona in molti casi, funziona neanche con i segni sul treno o sulle scale mobili, come vedete, che non funziona la traduzione letterale, bisogna sempre interpretare in qualche maniera. E dopo allora ho ripreso pensando adesso per i 50 anni dalla morte di Aldo Capitini, 2018, volevo proprio uscire con questa edizione, non ce l'ho fatto e sono passati altri 2 anni di riletture, riedite e commenti e miglioramenti, speriamo anche da parte di Cambridge Scholars che hanno accettato di pubblicare questo volume. Allora, cerco non di parlare troppo a lungo, però vorrei strutturare il mio intervento così. Prima vorrei fare alcune brevi considerazioni sull'approccio alla traduzione, solo per darvi un'idea di come
si arrivano a certe scelte. E infine, permettendo di guardare alcuni degli esempi che vi ho dato anche sul foglio, così si vede qualcosa, si partecipa in qualche maniera. Devo respirare con questa maschera. Ecco, inizio da citare Andrea Zanzotto, professore di perfezionamento di traduzione letteraria dall'inglese di Ca' Foscari, che scrisse nel 95: resto sempre di fronte al problema numero uno, che è collegato alla traduzione, in quanto impossibilità di traduzione quando si tratta di poesia. Perché permane vero, in ultima analisi, quello che aveva già detto Dante, cioè che quanto è connesso per legame mosaico non si può trasportare da un idioma all'altro. La musa, infatti mosaico con la U, musa, la musa poi che presiede a questo tipo di legame ha più facce naturalmente. E oggi in essa prevale questa tensione ancipite esterno-interno che porterebbe ad un discorso sempre più largo e insieme profondo, con l'implicazione globale di strati di tutta la realtà dentro la presenza del testo in quanto fatto fonico e orale. E questa citazione da Zanzotto l'ho trovato anche molto, molto capitiniano in certo senso, perché riconosce l'aspetto poetico, tu hai detto Piero, un atto, azione, non hai detto poetico, ma un'altra parola che era giusta. No, comunque, questo aspetto di un testo che non è solo una catena di parole che hanno un significato letterale, ma è anche il suono che si mette insieme, il ritmo della parola, il ritmo dello scritto. Il mio approccio comunque è all'interno della linguistica cognitiva, infatti anche Giuseppe ha toccato un attimo su questo aspetto di un'analisi della semantica, un'analisi della semantica cognitiva che ha come obiettivo di cercare di capire il legame tra lingua e linguaggio, tra l'intenzione e la comunicazione, tra parlare e ascoltare. In realtà non è vero che ognuno di noi traduce costantemente le informazioni, comunque siano in una nostra interpretazione, sia che parliamo la stessa lingua o una lingua diversa. Infatti, se guardiamo la definizione di traduzione dei tre cani, dice l'azione, l'operazione, l'attività di volgere da una lingua a un'altra un testo scritto orale. Allora, la traduzione è questa azione, è questo avvenire, è questo processo che va fatto cercando, come dice Umberto Eco, un certo tipo di equivalenza. E parlando di equivalenza, si arriva anche a quello che nella linguistica cognitiva chiamiamo costruzione o operazione di costruzione, nel creare un construal, cioè il modo in cui la persona percepisce, comprende e interpreta il mondo che lo circonda, al modo in cui il parlante sceglie di impacchettare e presentare una rappresentazione concettuale che è codificata all'interno della lingua stessa. Questa scelta che produce a sua volta delle conseguenze sulla rappresentazione concettuale evocata nella mente dell'ascoltatore. Allora, prendendo in considerazione la propria cultura quando si traduce, la cultura del testo, l'obiettivo del testo, il genre, il registro, in questo senso per Catitini bisogna tenere conto di molteplici aree specializzate, tra politica, economia, sociologia, storia, pedagogia, il mondo italiano con il contesto mondiale in cui sono stati scritti questi testi tra gli
anni 40 e anni 60 più che altro, giusto, pubblicati comunque in questo periodo. E nel caso specifico della traduzione, noi nel momento in cui optiamo per la scelta di una parola piuttosto che un'altra, rendiamo il contesto più femminile o più maschile o comunque più equo o più non violento, più largo, più stretto. La scelta di usare una parola sinonimica cambia il punto di vista, altera la concettualizzazione dello scrittore, del traduttore e del lettore. Allora, partendo da questa idea, ho cercato di mantenere un flusso nell'italiano, dell'italiano in inglese, che sembra un ossimoro già di per sé, come diceva Walter recentemente, è come dire la musica lirica e il rock americano. No? Ci sono ritmi della lingua, ritmi che si prestano meglio ogni lingua, e in questo caso, nella poesia che vi ho presentato, se avete pazienza, 3 minuti e mezzo ci vuole per leggerlo, vi vorrei fare sentire un attimo il risultato in inglese di questa bellissima poesia di Aldo Capitini, scritto nel 1955, un anno bellissimo della mia nascita, e il titolo italiano è Colloquio Corale, tradotto con grande titubanza, cambiamento, avanti e indietro, con Choral Conversation, e, l'ultima pagina del libro. My birth is when I say a you. While I wait, my soul already tenses. While going towards a you, I thought the universes. I do not intuit similitudes around me, equal to when I think about people. The house is a means for hospitality. I love things because I can offer them. It is less important to suffer from this infinity. I come back from eating solitude to meet living eyes. Before you smile, I smiled. I am here to tear away the oppressed ones from the world. I burn so that they do not believe only in limits. The floods spread, and I carried the engulfed children in my soul. By day, I am at the meetings. By night, I reinvoke each person. While time cuts and shapes abstract things, I find myself in souls of ardent secrets. I always return to believing in the soul. If I am considered an intruder, music talks to me. When I open my heart in good faith, my face becomes acceptable to me. Thankful for all, I come infinitely closer. I familiarize with life if it fears being an unwanted guest. When everything seems closed, in my devotion, people appear like children. In the moment I humble myself, the eternal happens. My mind, seeing the limits of life, wonders at my constancy as a lover. I only know that I remain, foreseeing the suffering. I return from the tombs in November, aware. I cannot be other than an infinite honor to all. Okay. Per me è una poesia bellissima. È stato difficile decidere come renderlo. E posso dire, forse c'è un leggero licenza poetica nella parola soul, perché Capitini, ho fatto lo resto 3 volte in eretto,
perché in questo caso, come vedete, lui parla dell'animo la prima volta e poi nelle seconde, seconda e terza volta parla invece del mio intimo. Intimo, non c'è un sostantivo in inglese per dire intimo, my intimate non esiste. Allora, my intimate può essere, penso, altro che la mia anima. E qui ci potrebbe fare un discorso filosofico, dibattito religioso, comunque ho optato per questa traduzione. Le altre, velocemente, le altre considerazioni che volevo farvi vedere negli esempi sono questo, alcune cose che già sono state menzionate, la mancanza del trattino tra non violenza, non violence, non mendacity, and non violence, non collaboration, which I did not translate as non collaboration, ho tradotto come non cooperation. E questo mi ha aiutato Gabriele facendo presente che il concetto di Capitini della non collaborazione proveniva infatti dal pensiero di Gandhi del non cooperation, perciò era errato calcare la parola in italiano e usare non collaboration, anche perché collaboration è un famoso false friend che ha tutta una serie di connotazioni che non, ovviamente non ci siano in italiano. Non menzogna, non mendacity, anche questo è stato complicato scegliere, perché qual è la differenza tra menzogna, bugia, deceive è stato tradotto come to deceive rather than to lie. Questo, l'idea è di nuovo è la è construo, come si costruisce questo stesso concetto. In questo caso, menzogna vuol dire ciò che afferma il falso o comunque altera la verità e c'è l'implicito di abitualmente. Allora, questo abitualmente c'è solo nel calcare mendacity, non mendacity. Che la traduzione o la definizione in inglese è lo stesso, untruthfulness, tendency to lie, la tendenza a essere menzognera, no? Questo è importante. Anche se qui c'era di nuovo un po' di titubanza da parte anche dei editori dicendo ma questa è una parola un po' arcaica. Come c'è stato problema per persuaso, persuasion, e sociality, per socialità, in questi casi ho dovuto usare le virgolette per far riconoscere al lettore che so che questa parola non esiste precisamente in inglese, però è una parola importante per lo scrittore, non in questo caso Capitini. Qui ho indicato anche del come viene concettualizzata la traduzione in questo caso. Allora, la non violenza, non violence, diciamo che abbiamo un intero concetto per un altro intero concetto, e questo nel senso metonimico, concettuale della traduzione è il massimo, è quello che uno vorrebbe avere. Però in realtà più delle volte dobbiamo optare per una parte del significato della parola e trovare un'altra parte che richiama lo stesso concetto nel lettore o nel ricevitore. In questo caso non-collaboration non ha funzionato se io facevo intero per intero e facevo non-cooperation. E qui abbiamo una parte, allora per un'altra parte. Come dicevo, non menzogna per non mendacity, di nuovo possiamo dire intero per intero o dipendendo dal punto di vista una parte per un'altra parte. Chiusure, aperture, anche in inglese, come diceva Piero, in francese è stato complicato perché se io uso la parola in inglese closure and openings, si richiama subito a una struttura architettonica, non a un fatto della mente.
Allora ho optato per usare closed-mindedness, no? Che fa riferimento direttamente alla mente, e per questo di riflesso openness, no? La qualità di essere aperti. Anche qui ho messo addizione, che è stato tradotto in inglese adjunction. Però adjunction in inglese porta una connotazione di qualcosa che è subordinato a un'altra cosa e che non è essenziale. E allora questa è una connotazione che non stava bene nel concetto di Capitini, e perciò ho optato per addition, che è the act or process of adding or uniting, l'atto, il processo, no? Di unire due cose. E questo, anche se non è precisamente il senso profetico che, di cui parlava Piero, credo tra le due parole era meglio. Per la sua fazione, in inglese sarebbe addiction, che ha un altro, è tutta un'altra cosa, non sarebbe stato possibile. Le parole che sono state menzionate sia da Giuseppe che da Piero sono orizzonte e tensione. Queste parole sono state un inferno, perché in inglese hanno 5, 6, 7 significati diversi dipendendo della collocazione della parola stessa. E così ho messo alcuni esempi all'interno del testo che vi ho dato sui fogli, e potete vedere come in questo caso tensione qualche volta rimane tension, altre volte diventa pressure, che sarebbe un tipo di pressione, strain, balance o anxiety addirittura. Questa tensione, questa idea di sia la verticalità che la orizzontalità di cui Piero parlava prima, vorrei agganciarmi a questo, perché in effetti queste due parole, tensione e orizzonte, richiamano questi due image schemas, no? Questi due aspetti di verticalità, di una tensione che va verso l'alto, e l'orizzonte che invece crea questa linea tensione a distanza orizzontale, che potrebbe essere tradotto come perspective, realm, outlook, view, boundary, eccetera. Un'altra parola era valori, però adesso non entriamo in merito a questo. E con grande piacere passo la parola a Francesca Montisperelli. Grazie a tutti. Prima di parlare di questa traduzione vorrei fare una brevissima premessa, anche un po' banale se volete, ma forse per semplificare un po' le cose che sono state già dette e che che hanno presentato la complessità del problema appunto della traduzione. È abbastanza ovvio che quando si parla di traduzione, se ci chiediamo che cosa è una traduzione, di solito diamo una risposta abbastanza consolante, no? Che è dire la stessa cosa in un'altra lingua. Ma questa apparente semplicità, come credo abbiate già sentito, come è affiorato chiaramente dal discorso di Jody, questa risposta in realtà è una risposta sbagliata, perché non si riesce mai a dire la stessa cosa. Intanto perché bisogna prima definire che cos'è questa cosa che vogliamo tradurre, e poi perché da una lingua all'altra naturalmente il passaggio è talmente complesso e difficile che non si arriva che a dire nella migliore delle ipotesi quasi la stessa cosa, ma è un tentare di approssimarsi a ciò che viene detto in un certo testo, che non è mai un raggiungere veramente il trasferimento di un significato nella sua totalità, nella sua complessità, da una lingua a un'altra. Un esempio che qualcuno ha già fatto in realtà, ma che mi diverte molto, è preso dal linguaggio comune, da un modo di dire. Passiamo direttamente all'inglese, ai rapporti tra l'inglese e l'italiano.
penso che tutti quanti voi sappiate che esiste una, diciamo, una, appunto una, modo di dire it's raining cats and dogs, no? Per dire che cosa? Piove a dirotto, letteralmente sarebbe piovono cani e gatti, che però in italiano non significa nulla, a meno che noi non immaginiamo una situazione surreale di cani e gatti che vengono giù dal cielo, ma non è questo. Sembra di vedere quasi quel quadro di Magritte con gli omini in bombetta e ombrello che piovono dal cielo, cambiamo tutto, ci mettiamo cani e gatti, non è questo. Significa piove a dirotto, che però è un'altra cosa naturalmente, piove a catinelle, piove come Dio la manda. A Perugia diremmo vien giù anche il bambino, per tradurre una cosa di questo genere, che però se noi per esempio volessimo ritradurlo in inglese non verrebbe bene. The child also comes down, non so, è una cosa naturalmente che non ha, che perde qualsiasi tipo di significato. Non esistono mai sinonimie secche, non è mai possibile una lettura, una traduzione obiettiva, neutra, da una lingua a un'altra. Essere fedeli non è possibile. Ci si chiede sempre se il traduttore sia anche un traditore, ma è necessariamente un traditore proprio per essere fedele, perché la fedeltà implica non un passaggio immediato ed automatico da una parola a un'altra, da una lingua a un'altra, ma una interpretazione e una trasformazione, naturalmente, della parola, sulla base di congetture, sulla base di una mediazione che viene fatta fra le due lingue coinvolte. È su questo che si basa una enorme mole di teorie traduttologiche di cui ovviamente non voglio parlare. Voglio però soltanto ricordare come nel trasferimento da una lingua a un'altra, che il trasferimento da una lingua a un'altra è un problema complesso che ha varie facce, perché è un problema linguistico, ma non soltanto linguistico, è un problema antropologico, perché naturalmente è diversa la cultura di riferimento, è diversa l'enciclopedia del parlante, sono diversi modi di segmentare il continuum dell'esperienza da una cultura e quindi da una lingua a un'altra. Non so, pensate per esempio anche qui, forse l'esempio è banale, ma l'uso di to love in inglese è love you. La traduzione è molto facile, sembra. In realtà non è così facile, perché appunto nella cultura e nel parlare inglese il verbo to love ha un tipo di uso diverso dall'italiano, molto più ampio, molto più numerosi sono i contesti in cui si usa la parola to love, che può essere affetto di tutti i tipi. L'italiano invece è amare, è qualcosa più strettamente legato ad un ambito erotico nel rapporto fra due persone, no? In inglese questo non c'è, quindi anche parole apparentemente banali e semplici come queste in realtà richiedono tutto un tipo di interpretazione particolare. È anche il tradurre un problema storico, perché naturalmente in un determinato contesto storico si usa un determinato lessico. Uno dei problemi maggiori, credo, che ha avuto Jodi in questa traduzione è proprio quella di far capire ad un parlante inglese o americano situazioni lessicali e storiche, citazioni di personaggi, di avvenimenti della storia del primo Novecento italiano, che naturalmente non sono familiari a tutti quanti, quindi anche le parole, anche il lessico che Capitini adopera in questo caso ha bisogno di essere capito, interpretato e poi tradotto. Jodi ha fatto una scelta giusta, credo, che è quella di usare pochissime note. Si dice un po' che la nota è la sconfitta del traduttore, no? Quando il traduttore non riesce proprio a far passare il testo com'era, allora mette la nota. Ecco, Jodi ha ridotto al minimo, direi, le note, ma perché è riuscita proprio a far filtrare, far passare, scusate, anche contesti, anche
a livello di contesto i significati dei testi di Capitini in questa sua traduzione. C'è poi un altro aspetto altrettanto importante, cioè la letterarietà del testo, così come è, diciamo, nel testo di partenza, nel testo fonte, e così come poi in qualche modo deve arrivare l'aspetto estetico. Questo naturalmente richiede delle scelte molto difficili, di una raffinatezza, diciamo, nella conoscenza della lingua, che non tutti sono in grado di utilizzare. Beh, Jody direi che complessivamente in questa bella traduzione invece c'è assolutamente riuscita. Ovviamente, diciamo, il nucleo, il problema centrale rimane quello dell'interpretazione, anche in questo caso, come sempre. Tradurre è interpretare, come del resto capire è interpretare, no? A monte addirittura. Già, voglio dire, Heidegger o Gadamer avevano stabilito molto tempo fa questi legami, queste analogie. Un ulteriore problema, credo, che Jody si è trovata ad affrontare è quello del lettore. A chi si rivolge questa traduzione? In generale, a chi si rivolgono le traduzioni? A chi si rivolge un testo? E il lettore è un elemento importante, perché un lettore di Joyce non è lo stesso lettore di un romanzo di fantascienza o del Corriere dello Sport. Allora, chi sarà? Chi potrebbe essere il lettore anglofono di una traduzione di Capitini? Dovrà essere necessariamente una persona di cultura, una persona interessata ad un momento storico della storia italiana particolare, interessato ad un pensatore appunto abbastanza marginale, perlomeno nel senso che non molto conosciuto, ecco, dicevano che più conosciuto da Danilo Dolci che non Capitini. Quindi chi è che andrà a leggere un libro su Capitini? Deve essere una persona che ha delle curiosità. E quindi per questo motivo, prevedendo anche il lettore, è chiaro che la traduzione deve essere una traduzione di un certo livello, che non può essere troppo semplificante, no? Che non può tagliare troppo, deve riuscire a far passare il messaggio nella maniera più completa e possibile. E per di più Capitini è una voce riconoscibilissima, fa delle scelte stilistiche molto particolari che si ritrovano praticamente in quasi tutto quello che ha scritto. Immagino che chi conosce Capitini lo riconosce subito, poi appena apre due pagine, non potrebbe essere che lui. Ci sono delle scelte stilistiche che ritornano, no? delle complessità in questo tipo di scrittura, che è anche una scrittura letteraria, è filosofia, ma è autobiografia, è memoir, ma è anche letteratura, è poesia, come sentiamo, ma è poesia anche quando non è poesia, perché la prosa di Capitini è molto spesso una sorta di prosa poetica, molto, come dire, molto trasparente, molto netta, non retorica, assolutamente mai retorica, però sicuramente anche poetica. E quindi questo richiede delle scelte. Capitini ha, come dire, dei tic letterari, no? Che ritornano, dei manierismi, dei modi di dire, che naturalmente devono essere riportati in traduzione facendo delle scelte molto, molto peculiari, molto meditate. Insomma, bisogna ovviamente scegliere. Uno di questi tic di Capitini, secondo me, sono i neologismi, i tantissimi neologismi presenti nella sua prosa, che naturalmente, sentivamo prima, hanno richiesto un tipo di attenzione molto particolare, come tradurre non violenza, tutto attaccato, non cooperazione, non mendacità, no? Non esistono in realtà parole che non esistono in italiano, ma che vengono create invece nei testi capitiniani con grandissima frequenza. Non mi fermo, perché già Jody vi ha parlato della sua difficoltà in questa traduzione, che ha avuto una ovviamente lunghissima gestazione,
non poteva che essere lunghissima, perché naturalmente le difficoltà, insomma, sono notevoli. Jodie si è trovata a combattere con una serie di problemi, qui ne abbiamo nominati soltanto alcuni, ma ce ne sono naturalmente molti, moltissimi altri. Volevo citarne anch'io soltanto pochi per darvi un'idea. Ad un certo momento Capitini usa la parola religiosizzanti. I miei interessi religiosizzanti non erano affatto confessionali. E che vuol dire religiosizzanti? Non lo so, a me suona in un certo senso forse anche autoironico, ma sinceramente non lo so. Viene tradotto da Jodie in religious interests, viene semplificato da Jodie in religious interests, ma perché è impossibile rendere la sfumatura italiana, che del resto non è chiara neanche a un italiano. Non so se voi capite la differenza tra religiosi e religiosizzanti, cioè veramente è molto complesso. In questo caso Jodie giustamente coglie la dominante della parola, cioè, come dire, la componente fondamentale, la componente semantica fondamentale su cui il testo si focalizza, e semplifica per il lettore anglosassone. Dice religious. Un altro caso, per esempio, è questo. Capitini scrive, parlando dei principi religiosi, li definisce troppo scoscesi. Scoscesi in italiano cosa significa? Ripidi, accidentati, difficili, aspri. E come si traduce in inglese? Jodie sceglie giustamente, secondo me, una parola complessa, raffinata, come precipitous, che vuol dire, ho cercato nel vocabolario, dangerously high or steep, vertical, ma anche sharp, per esempio, come in sharp pain. Quindi qualcosa che taglia e che fa male. Certo, è difficile tradurre principi scoscesi, voi capite. Cioè si rischia di fare delle scelte ridicole addirittura, no? Per di più, in generale, il piano espressivo dei testi di Capitini è estremamente ricco. È una sintassi elaborata, complessa, è un periodo lungo. Già in italiano, in generale, i periodi sono molto più lunghi che non in inglese, ma con Capitini in particolare ci sono le mezze pagine intere senza un punto fermo. Ecco, quindi voi capite che in inglese questa è impossibile, cioè l'inglese spezza, l'inglese fa frasi brevi, e quindi naturalmente Jodie si è trovata di fronte a questo grosso problema. Necessariamente doveva spezzare i periodi infiniti del testo di partenza, ma doveva farlo senza semplificarli troppo e cercando di mantenere quanto più possibile l'andamento ritmico della sintassi capitiniana, l'andamento letterario lento della sintassi. E anche in questo caso direi che sostanzialmente ci è riuscita molto bene. L'aspetto lirico di cui sto parlandovi, della prosa di Capitini, è un aspetto che chiunque di voi abbia un minimo di familiarità con Capitini conosce molto bene. In questa scelta di Piero, che è una scelta molto accurata, molto ben fatta, di scritti capitiniani, di brani lirici ce ne sono vari e sono di solito, non sempre, ma di solito legati soprattutto alle descrizioni paesaggistiche dei nostri panorami, no? Di quelli che noi conosciamo molto bene. Ve ne leggo soltanto uno, forse un altro, dopo se c'è tempo. Sono nato a Perugia il 23 dicembre 1899 in una casa nell'interno povera, ma in una posizione stupenda, perché sotto la torre campanaria del palazzo comunale, con la vista sopra i tetti della campagna e dell'orizzonte umbro, specialmente del monte di Assisi, di una bellezza ineffabile. Ecco, questa lentezza e complessità del periodare che è connessa alla descrizione paesaggistica, naturalmente in una traduzione crea indubbiamente dei problemi, ovviamente. Una cosa analoga
era, scusate, qui c'è anche un'altra cosa poco sotto che mi aveva incuriosito. In un capitolo in cui parla, Capitini parla di tanti amici che ha avuto, amici perugini e non solo, naturalmente, ad un certo momento utilizza il sintagma soffio di moralismo, con un soffio di moralismo, che in italiano è molto bello anche, no? questo senso, e che in inglese è difficile resa, perché non penso che si potrebbe usare un breath of moralism, non mi sembra aver alcun significato. Jody sceglie di tradurre con smell, con odore, no? Un odore di moralismo, che è tutta un'altra cosa naturalmente, si rifà a un senso diverso, a un ambito semantico diverso, ma rende perfettamente l'idea. Sempre in queste pagine di cui sto parlando, a un certo momento Capitini scrive: non sono mai vissuto a lungo e a mio agio nel tessuto di una grande città. E anche tessuto non è facile. La scelta di Jody è in the web of a big city, che rende proprio questo senso della tessitura, della rete, no? Della grande città, che poi a livello semantico naturalmente rimane quello. Un'altra brevissima lettura che volevo fare, sempre un po' del tipo di quella che ho fatto prima, è a pagina 56, soltanto perché volevo farvi notare una cosa. Parlando come sempre, ancora una volta, della sua camera, della sua casa, Capitini scrive: accanto alla mia cameretta, che è una scelta curiosa tra l'altro, no? Quasi da bambino, accanto alla mia cameretta, lo studio colmo di libri guardava sopra i tetti, la valle, il monte di Assisi e gli altri di Gualdo Tadino, di Nocera, di Norcia, di Spoleto, di Trevi, di Montefalco, di Bettona, di Deruta, il colle di Brufa, uno dei paesaggi più armonici che io abbia visto e al quale devo quanto ad una persona. L'italiano è un italiano molto fluido, molto lirico, c'è credo evidente addirittura l'influenza leopardiana. Voi sapete quanto Leopardi sia stato fondamentale per Capitini fin dai tempi della scuola, dell'università, per lui e per Bindi, che poi erano amici, no? Leopardi è stato un punto di riferimento non soltanto poetico, ma umano. Il pensiero di Leopardi, sia per Bindi che per Capitini, è stato formativo al massimo. Non so se pensate in Asilvia, no? Le vie dorate, gli orti, quindi il mar da lunge, quindi il monte. Sono descrizioni paesaggistiche. Ecco, questi panorami capitiniani, secondo me, risentono anche molto della scrittura leopardiana, che come nel caso di Capitini ha una armonia che non è soltanto l'armonia del paesaggio, ma è anche l'armonia della lingua, della scrittura che descrive questo paesaggio. Anche in questo caso, nel caso della traduzione di questo brano, naturalmente Jody utilizza lo stesso tipo di scelte, e cioè la frase spezzata, il punto al posto della virgola, però la fluidità, la sonorità, la musicalità della parola di Capitini rimane, passa in maniera molto naturale, ecco, nell'inglese. Questa è una cosa che mi ha stupito molto, devo dire, che non mi aspettavo. Cioè, mi aspettavo la difficoltà, non mi aspettavo la fluidità della resa, la musicalità della resa di Jody. Certamente i testi di Capitini sono testi di una grandissima attualità ancora oggi, forse oggi addirittura più attuali che non quando sono scritti. Volevo farvi sentire ad esempio un brano, forse non c'è neanche bisogno di leggerlo in italiano, se vuoi leggerlo direttamente tu, sul tipo di apertura che Capitini ha nei confronti
degli altri o dell'altro. Oggi, in questo tempo di grandi divisioni, di muri, di rifiuti, eccetera, questo brano, questo passo di Capitini, penso che naturalmente abbia un'importanza e un senso morale, politico, addirittura più profondo che non ai tempi in cui l'aveva scritto. Prova a farcelo sentire direttamente in inglese, lo trovi. Nella tua introduzione, sì, pagina 1. Sì, ce l'hai sul foglio. Scusa. Sì, questa è una delle mie citazioni favorite, preferite, l'ho messo anche nell'introduzione perché in qualche maniera mi riguarda personalmente. Lui lo cita come in una lista di come sono, come bisogna essere per essere non violento. Numero 4, 4. Borders must be overcome, and the word foreigner should be considered old-fashioned. Every community lives with an inclusive outlook, so it cannot be too big and is linked to the others through a federal system. If people move, they must not be exterminated, but must be welcomed by keeping structures and programs predisposed in order to make this openness possible. Ecco, molto bello, no? Quello che dice e anche il modo in cui lo dice. Ecco, io credo che in generale una buona traduzione è sempre un contributo critico alla comprensione anche dell'opera tradotta, oltre che alla sua diffusione, naturalmente. Credo quindi che questa traduzione di Jodi sia non soltanto benvenuta, ma necessaria per appunto portare Capitini, farlo viaggiare un po' di più, portarlo al di fuori dei confini italiani, addirittura riuscendo appunto attraverso la sua traduzione forse a semplificare dei punti un po' complessi, un po' ambigui anche per il lettore italiano, un po' come diceva precedentemente Piero relativamente alla traduzione francese. A leggere la traduzione francese si capisce Capitini forse meglio in alcuni momenti che non a leggerlo in italiano, e sicuramente sarà così anche per questa traduzione di Jodi, che è contemporaneamente bella dal punto di vista stilistico ed estremamente chiara e trasparente dal punto di vista del contenuto semantico dell'opera. Grazie a Jodi, naturalmente. Mi trovo a chiudere, insomma, sostanzialmente questa chiacchierata, spero poi invece che abbiamo modo di dialogare di più. E avevo pensato di dire tante cose, ne sono venute fuori tantissime altre, e dunque cercherò di essere il più breve possibile, ma di staccarmi, anche se poi non è vero, insomma, di staccarmi dalla traduzione di questo testo nello specifico, e di chiacchierare un pochino appunto su che cos'è effettivamente e cosa può essere una traduzione, e veramente troppo poco spazio, però riflettere un pochino su come gli studi, chiamiamoli così, sulla non violenza possono entrare in dialogo con quelli sulla traduzione, e che cosa può dare un atteggiamento, chiamiamolo così, non violento al traduttore, alla traduttrice, insomma, che si trovino di fronte a un testo. E si tratta di tante cose, e tra l'altro prima è stata già citata il Nobel, insomma, che è stato dato ieri, che ha creato tante discussioni, anche perché i testi di Louis Gluck, che ieri ha vinto il Nobel, non sono tradotti in italiano, il che non sono quasi non sono, scusate, non è vero, sono poco tradotti in italiano, e questo ha creato una serie di discussioni relativamente a cosa conosciamo, che secondo me è uno dei motivi, insomma, più importanti, insomma, più pregnanti rispetto a questo, e non è scollegato dal discorso che, insomma, diciamo, dal discorso in generale di un'apertura, e cioè appunto ci sono tante cose che non conosciamo, e non è necessariamente legato alla traduzione, ma tutte le cose che non conosciamo le dobbiamo necessariamente tradurre per conoscerle, e questo non riguarda solamente la letteratura, ma riguarda appunto tutto ciò che ci circonda, insomma, in qualche modo. È venuto fuori durante i discorsi, adesso non li tiro su uno per uno, però il discorso della cosiddetta exofonia,
cioè il fatto che anche, insomma, gli studi anche legati al nostro parlare in assoluto si può dire che ogni volta che parliamo traduciamo, certamente, anche questo è vero. È vero pure però che in tutti gli studi di traduzione passati e molti anche presenti, si parla spessissimo di una cosa che si chiama etica della traduzione e ci si chiede che cosa sia. Ci sono dei teorici che la riportano all'interno dell'atteggiamento del traduttore rispetto al testo e poi rispetto al lettore, e altri che invece dialogano, insomma, su altri livelli. E io credo che questo sia uno dei punti più facilmente riportabile o collegabile alla questione della non violenza e in particolare al rapporto con un tu, che sarebbe certo sicuramente il tu del lettore, assolutamente, però appunto come diceva Capitini, tu è il singolare di tutti e tutti è, insomma, contiene molte più cose che semplicemente le persone. E questo tu è anche, oltre a un lettore implicito, che fa, diciamo, è un orizzonte di comunicazione sia del traduttore che dell'autore, sono a volte due orizzonti diversi, a volte no, e in realtà riguarda anche appunto un tu, se lo vogliamo chiamare un tu, insomma, un orizzonte che è quello, in questo caso, del pensiero, della letteratura, della filosofia, della poesia e così via. Quindi sono venute fuori veramente tantissime cose. Dove può lavorare, insomma, anzi, in che ambiti possiamo ragionare in maniera, chiamiamola così, appunto, non violenta? Il primo è venuto fuori in maniera estremamente semplice, cioè quello della trasmissione di testi, per esempio. Adesso Capitini lo conosciamo di più perché è tradotto in italiano e in inglese, scusate, per fortuna. È poco tradotto in tedesco, io mi occupo prevalentemente di letteratura tedesca, in tedesco c'è un solo testo che viene sempre riportato, mentre invece è vero, Danilo Dolci viene molto più citato e più utilizzato anche a livello strumentale nelle teorie, quando bisogna, insomma, ragionare di teorie della gestione dei conflitti, per esempio, no? D'altro canto, se pensiamo, rimango un attimo solo sul tedesco, se pensiamo però alla concezione pacifista o del pacifismo che vogliamo, insomma, ritenere sufficiente o insufficiente anche diciamo così, di un pensatore molto conosciuto tedesco che è Freud, comunque di lingua tedesca, in realtà la sua concezione è molto più vicina a quella di Capitini rispetto magari a quella, insomma, di altri che conosciamo meno. Eppure questo pensiero si è diffuso meno. E a fronte di anche un convegno che è stato fatto 2 anni fa alla Freie Universität di Berlino, in cui Capitini veniva definito il Gandhi italiano. Insomma, comunque ci sarebbe stato un po' di terreno fertile per le traduzioni, queste traduzioni non sono arrivate. Allora, perché dico che questo c'entra? Perché i tanti luoghi comuni che riguardano sia il mondo dell'editoria che della traduzione che della letteratura potrebbero essere erosi tramite un atteggiamento di dialogo, di sfrangiamento, di come posso dire, insomma, appunto di modifica lenta e aperta, molto più facilmente, secondo me, che con un atteggiamento positivo, che è quello che di solito viene invece praticato sia nelle discussioni, insomma, un po' ovunque, insomma, sui social, anche a volte, persino a volte nell'accademia, sia invece appunto in ambiti di altro tipo. E cioè, per esempio, si potrebbe dire, va bene, faccio l'esempio con Capitini, ma potrebbe essere Louise Gluck, non è tradotta abbastanza, benissimo, il premio Nobel ha riconosciuto una poetessa, insomma, grande, semplicemente prendiamone atto e dialoghiamo su cosa potrebbe entrare di Louise Gluck in Italia e come, semplicemente. A questo punto si apre un altro problema, e cioè quello di come traduciamo. Perché si crea opposizione? Si crea opposizione secondo me perché le persone tendono a essere chiuse in quello che già conoscono, e appunto è anche qui, insomma, è inutile che ripeto cose che sappiamo. In realtà sono scritte in questi fogli che purtroppo non sono stati letti tutti, ma c'era scritto tutto quello che bisognava dire. Capitini diceva: c'è spesso nei gruppi la tendenza a misconoscere o urtare il più, come se siano complici o addormenti nel sistema e vadano spaventati, mentre bisogna fare come se potenzialmente siano parte del rinnovamento. Allora, invece che dire
e appunto il traduttore, scusate, l'editoria italiana non ha lavorato bene perché non ha tradotto fino adesso Louis Gluck, magari si potrebbe dire semplicemente mettiamoci, insomma, rimbocchiamoci le maniche, l'editoria italiana ha tradotto quello che poteva tradurre, adesso vediamo cos'altro tradurre e così via. È un discorso estremamente banale secondo me e lo dico qui perché appunto avrei potuto dire tantissime altre cose e le ho insomma qui, però secondo me questo è un discorso di una semplicità disarmante. Allora lo stesso accade con le traduzioni e cioè la traduzione, una traduzione che può in qualche modo, che debba in qualche modo, che voglia in qualche modo dialogare con un metodo non violento potrebbe essere una traduzione decentrata. E cioè una traduzione che in qualche modo sposta tutti i riferimenti all'interno del testo. Umberto Eco diceva sì, tradurre e dire quasi la stessa cosa, però siccome quello che vuole fare il traduttore è dire proprio la stessa cosa, probabilmente quello che dobbiamo spostare non è la cosa, ma è tutto il resto. C'è una definizione che io cito sempre di una traduttrice, scrittrice tedesca che mi ha sempre molto divertito e che in qualche modo lavora sull'idea di fedeltà, perché l'idea di fedeltà, per esempio, è anch'essa, allora se vogliamo ragionare per culture, culturalmente determinata. Allora il traduttore a che cultura deve fare riferimento per la fedeltà? E lei, secondo me, la dice in un modo molto più giusto, insomma. E cioè dice, in realtà non è tanto il dover dire la stessa cosa, ma è il dover muoversi verso la stessa cosa. E fa l'esempio del cavaliere che va alla ricerca del Sacro Graal e dice, in realtà il traduttore e l'autore sono lo stesso cavaliere, cioè vanno entrambi alla ricerca del Sacro Graal e questo Graal è, a seconda dei casi, insomma, però nel caso per esempio della traduzione letteraria non è appunto una parola, ma sarà casomai la letteratura. E in questo modo sposta il discorso, secondo me, su un altro termine che è molto interessante e che è molto legato al pensiero, insomma, di Capitini, che non è fedeltà, ma è casomai lealtà. E la lealtà nel decentramento è molto più logica, secondo me, da coltivare rispetto alla fedeltà. In realtà e qui cerco appunto di essere brevissima anche perché è già molto tardi. In realtà è tutto già scritto proprio nella poesia che abbiamo avuto modo, insomma, di ascoltare in inglese e che qui c'è anche in italiano. E cioè, volendo ragionare in termini di metafore, se vogliamo, non, insomma, una figura retorica un po' superata, però insomma di metafore della traduzione, c'è. Qui c'è tutto, la mia nascita è quando dico un tu, e chiaramente la traduzione non nasce se non c'è un tu, che può essere un tu diverso però, e ce ne sono tante, andando verso un tu ho pensato agli universi, ed è appunto la tensione a qualcosa che non è l'immanenza, se vogliamo, neanche insomma del testo, ma può andare oltre. E la casa è un mezzo a ospitare, la casa è un simbolo molto forte negli studi di traduzione, nelle traduzioni per i traduttori, ma soprattutto è un simbolo molto forte per tutto quello che riguarda la, come si dice, la pluralità, insomma, delle lingue, perché appunto ognuno ha una dimora e una dimora è sicuramente una lingua e la lingua può essere una dimora, ma non ce n'è una sola. E quindi, insomma, la casa è una metafora che spesso si usa, che si trova, insomma, spesso anche nei testi che riguardano la traduzione. E anche nei discorsi che riguardano la traduzione. E Capitini ha trovato adesso una nuova casa nella lingua inglese, una cosa che si dice spesso, e appunto, insomma, era anche questo già qui. E amo gli oggetti perché posso offrirli. Quando si traduce qualcosa, la si offre a qualcuno. E lo stesso vale quando si scrive, certo, però, insomma, l'atto di traduzione, appunto, è anche un atto di dono, in qualche modo, dovrebbe esserlo, forse. E ecco, questo è un mio discorso che vale più su come potrebbe essere tradurre, insomma, in questo modo. E ce n'è tante, c'è la donanza, c'è l'ardore, potrei, insomma, veramente molto molto particolare. C'è una frase molto forte che dice: do familiarità alla vita se teme di essere sgradita ospite, insomma, che potrebbe essere forse una metafora, forse la più chiara, insomma, per la traduzione.
E tutto questo, appunto, al di là del decentramento, mi fa pensare quindi che oltre a essere decentrata, una traduzione per essere non violenta, potrebbe essere sempre corale, e cioè potrebbe in qualche modo essere non piena di sé, nel senso si discute da anni sul traduttore che è un secondo autore, oppure no, è il primo autore, oppure no, è un autore, va bene. Sicuramente il traduttore fa parte di questa dinamica e forse pensare che si offre un testo come traduttore, io traduco e offro un testo e ne offro una mia visione, una mia lettura. E questa lettura non è né giusta né sbagliata, è una lettura che è nel coro delle altre letture. E questa cosa inevitabilmente apre, diciamo, apre anche proprio all'idea di lettura, nel senso che come un traduttore ha letto un testo, no? Diceva Calvino, diceva il traduttore è il primo lettore di un testo, e un traduttore ha letto un testo, io leggo un testo, un altro traduttore leggerà il testo e magari lo renderà in un altro modo, ma insomma di fatto la traduzione apre completamente il testo, non solo all'interpretazione, ma a una serie di altre letture, che poi vabbè, saranno sempre interpretazioni, insomma, e così via. E questo, insomma, viene da qui, nel senso che non c'è nulla che non fosse già scritto in questi fogli che sono stati oggi condivisi, insomma, con noi, a proposito appunto di inclusione e condivisione. E un'altra frase che non è stata letta, mi pare, è questa, insomma, nella seconda pagina, in cui Capitini dice: passate le elezioni che sono venute con il loro rumore e la loro urgenza, bisogna scegliere tra una prassi chiusa di Stato Maggiore e una prassi aperta per la formazione di una democrazia articolata, decentrata, vicina a tutti i problemi, a tutti gli animi. E anche questa mi sembra che potrebbe essere un'ottima descrizione di quello che può essere la traduzione, se ci poniamo il problema di praticarla appunto come atto non violento. E tra l'altro qui c'è la parola prassi, che vedo che insomma ha creato appunto anche lì, ovviamente, no? C'è la parola prassi, ma che è inevitabile, perché un pensiero-azione non può che avere a che fare con la prassi, e la traduzione non esiste se non è prassi. E questo anche qui, appunto, forse sto dicendo una cosa molto banale, però è questo, cioè io ho un testo da una parte e a un certo punto comincio a farlo diventare un altro testo. Scrivo delle parole, questa è una pratica, e questa pratica può essere anche appunto svolta con questo pensiero, se vogliamo, okay? Con questo pensiero anche lontano, però in qualche modo che può essere un pensiero guida. Io non sono, ok, scusate, veramente un minuto. Allora, io non. Io mi occupo di tante cose, questa cosa, insomma, però è che fa parte secondo me anche dell'apertura, no? Adesso purtroppo anche noi abbiamo una definizione, e quelli che si occupano di tante cose sono polymath, adesso si dice, e dobbiamo essere catalogati da qualche parte. La catalogazione ovviamente non è una pratica che può andare molto d'accordo con la non violenza, no? E è una cosa che crea tantissimi disturbi e crea chiaramente escalation nei conflitti. Ecco, anche questo secondo me è un punto in cui la traduzione può agire in tanti modi. E cioè, per esempio, cercando di decatalogare invece ciò che viene catalogato, anche solo dire questa parola ha tanti significati in un'altra lingua, è chiaramente un momento in cui si apre, non solo il significato, ma anche l'atteggiamento verso il significato delle parole. Che magari per noi è scontato, ma non è una cosa, una pratica poi appunto così diffusa. E questa questione dell'essere della gestione dei conflitti è ancora più semplice, cioè l'ultima cosa davvero che vi dico, pensate a quanto conta, adesso noi parliamo di Capitini ed è molto semplice, cioè Capitini non c'è in un'altra lingua, questo vuol dire che ci sono persone che non conoscono il pensiero di Capitini, che per noi è forse magari, insomma, a vari livelli, però potrebbe essere una forma mentale, no? Per alcuni di noi. E queste assenze contano in maniera molto pesante all'interno dei panorami culturali di qualsiasi tipo, e non sto parlando di teorie, insomma, degli anni 80, del postcolonialismo, non è questo il punto, ma semplicemente noi abbiamo una serie di testi che non sono tradotti, di pensieri che non sono recepiti, e che non gettano luce su altri testi che poi a loro volta magari non sono tradotti. E abbiamo un poco di Louis Gluck, di conseguenza dei testi che magari derivano dalla scrittura di Louis Gluck, noi in italiano semplicemente non li recepiamo, o magari non li recepiamo nella maniera corretta. E
È chiaro che stiamo parlando di tanti livelli di lettura, di tanti tipi di lettore, però insomma anche lì è complicato poi categorizzare le persone. Però è vero che l'inserirsi nelle assenze, quindi, e quindi creare un altro tipo di sapere, magari trovando insomma degli spazi anche non facili all'interno dell'editoria e anche all'interno dell'accademia, potrebbe essere per esempio un altro atteggiamento del traduttore che tiene alla non violenza in qualche modo. E quindi niente, io ho fatto un discorso un po' particolare, però era insomma per volevo avrei voluto parlare di tante cose, però secondo me, siccome era tutto già stato detto, era meglio insomma porre l'accento su quello che era già stato detto e qualche collegamento. Grazie. Sì, infatti io più che chiudere voglio riaprire, ci ritroveremo magari ancora qui a San Matteo degli Armeni tra un po' di tempo, quando avremo magari meno pressioni sulla bocca, senza mascherine, per tornare a parlare di Capitini, una volta che questo testo avrà cominciato a fare i primi passi, avrà cominciato a farsi conoscere, avrà cominciato a stimolare delle sinergie come quelle belle che mi pare abbia già cominciato a provocare in questa serata. Grazie davvero a tutti.